Grazie a Roberto Messina, Giuseppe Pozzi, buongiorno a tutti. Ma io semplicemente per un saluto, perché diciamo, sono ormai diversi anni che il nostro gruppo, che l'Università Cattolica, che l'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari sono vicini a questo progetto e a questa iniziativa che credo abbia un grande elemento positivo, anzi direi due. Il primo elemento è l'informazione che è in grado di trasmettere in maniera, e questo è il secondo elemento di questa informazione che la caratterizza, in maniera semplice. Ci sono tanti esercizi che cercano di fotografare, di guardare il Servizio Sanitario Nazionale, di trasmettere un po' i numeri, però questo ha appunto questa grande, secondo me, positività, cioè il fatto che arriva direttamente al dunque, i numeri sono molto chiari, facilmente interpretabili, non interpretati, quindi ci sono dei numeri, ciascuno se li legge come meglio crede. E credo che questo sia assolutamente necessario, è sempre più necessario, perché noi sappiamo tantissime cose sulla medicina. La comunicazione nel campo medico è estremamente ricca, no? E in genere i meccanismi comunicativi e il modo di comunicare ci fanno vedere due cose, ci fanno vedere i grandi successi e i grandi scandali. Invece io sostengo che una cosa che manca nella comunicazione è il comunicare il sistema, la comunicazione del Servizio Sanitario Nazionale. Allora, secondo me questo è un bello strumento e io vorrei che anche chi si occupa di comunicazione lo utilizzasse per far capire alla gente che cos'è il Servizio Sanitario Nazionale, che cosa ci dà, che cosa realmente può dare realisticamente. Una parte che forse è quella che mi compete un po' di più, no? All'interno di questo rapporto ha a che fare con la spesa. Allora, guardiamo in faccia la realtà, guardiamo le risorse disponibili e cerchiamo effettivamente di capire quello che riusciamo a trarre da queste risorse che sono a disposizione. C'è stato grande dibattito negli ultimi mesi dell'anno sulla disponibilità delle risorse per il Servizio Sanitario Nazionale, chi sosteneva che fossero di più per il prossimo anno, chi diceva no, ma in realtà sono di meno, basta leggere i numeri, no, guardiamo i numeri e ciascuno si fa un'idea di quello che effettivamente è la dotazione. Se io vedo un numero che è la percentuale sul PIL, no? Di spesa sanitaria che io dedico, e vedo che questo numero scende, mi sembra difficile poter dire che le risorse sono aumentate. E la tendenza purtroppo è questa, e ce ne dobbiamo fare una ragione, però questo genera una grandissima responsabilità nei confronti, dei cittadini, da parte del sistema politico, però dall'altro lato una grande responsabilità dei cittadini nei confronti del sistema sanitario, della sua sostenibilità. Sono molto d'accordo con quello che diceva prima Achille, quello che ha sottolineato anche Giuseppe Pozzi, che insomma forse il tema centrale è proprio questo, cioè quello della responsabilità, una responsabilità molto ampia che è appunto del sistema istituzionale ma anche dei cittadini. E per chiudere, perché veramente non voglio fare una relazione, credo che la possibilità che il Servizio Sanitario Nazionale si mantenga sostenibile nel tempo, e cioè quello che diceva Achille, cioè che i miei figli e i miei nipoti possano avere la stessa possibilità di accedere ai servizi sanitari come ho avuto io, come sto avendo io, dipenda fondamentalmente da una cosa, e cioè dalla nostra capacità innovativa. Cioè dalla nostra capacità di cambiare sistematicamente le cose.
e l'innovazione è di tre tipi. La prima, ti sembra strano, è di tipo sociale, cioè noi dobbiamo imparare la responsabilità a 360 gradi. Il secondo tipo di innovazione è organizzativo. Bisogna prendere il sistema da sotto e rigirarlo, cercando anche di capire quali sono quegli ambiti, quei pezzi di ricchezza organizzativa che oggi sfruttiamo poco. Io qua davanti ho il senatore Lettieri e quindi a me viene facile, negli spazi di innovazione organizzativa che il Servizio Sanitario Nazionale ha, è pensare al ruolo che possono avere le farmacie. Le farmacie sono una ricchezza per questo sistema, perché sono distribuite capillarmente sul territorio. Allora, come facciamo ad integrarle nei sistemi di presa in carico dei distretti? Ci dobbiamo pensare. Abbiamo fatto una legge, che è quella sulla farmacia dei servizi, che è rimasta un po' là, insomma, che ha generato ancora poco valore, e secondo me invece lì dentro di valore ce n'è tanto. Quindi l'innovazione organizzativa è assolutamente una chiave per la sostenibilità. E poi c'è l'altro tipo di innovazione, che è quella, come dire, quella che vediamo più semplicemente, quella che ci viene immediatamente come dire, all'occhio, che è l'innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica, che noi in genere consideriamo un fattore tra virgolette negativo perché ci porta un incremento della spesa, io ormai è tempo che cerco di far passare un'idea un po' opposta, insomma. Cioè cerchiamo di capire come l'innovazione tecnologica possa essere un fattore non solo di crescita e di efficacia, ma anche di efficienza. Cioè proviamo a capire quali sono quegli spazi dell'innovazione tecnologica che ci aiutano a gestire meglio i processi e quindi a ridurre globalmente il costo dell'assistenza. Ci sono questi spazi di innovazione tecnologica che generano dei risparmi per il sistema, sono le tecnologie cost saving, le dobbiamo cercare, le dobbiamo promuovere, e questo ha bisogno anche di una grande alleanza con l'industria, che poi alla fine è generatrice e portatrice di innovazione. Insomma, credo che di cose da fare ce ne siano tante, però ecco, chiudo con quello che ho detto appunto all'inizio, c'è bisogno dell'informazione e un esercizio di questo genere prima di tutto ha questa grande utilità, ci dà un'informazione chiara, puntuale, indipendente e senza interpretazioni, che dà a tutti appunto la possibilità di farsi un'idea.